Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, come avete visto dal titolo, oggi voglio parlarvi di un bel monitor, un bel schermo. No, voglio parlarvi di un videoproiettore. Che cos'è il videoproiettore? Ci permette di avere un'immagine veramente grande, quindi anche una proiezione sul nostro muro o sul nostro telo, quello che vogliamo fare. In questo caso io dopo vi farò vedere un video fatto direttamente sul muro della mia casa e mi permette di avere uno schermo enorme, perché siamo quasi a 100 pollici, possiamo arrivare anche fino a 150 pollici, ma in questo caso ci limitiamo così la qualità è più alta, e con meno di 150 euro ho la mia TV a casa enorme. Di sicuro non avrò la qualità di un OLED, non avrò la qualità di qualsiasi TV di fascia alta, ma credetemi che si vede molto bene e si sente anche molto bene. Ma come faccio a fare questo schermo così grande a un prezzo così basso? Beh, allora posso prendere questo videoproiettore qui, che in caso vi lascio il link in descrizione qui sotto, che c'è uno sconto, e più c'è un ulteriore sconto solo per il Black Friday. Vado a spendere sui 130 euro di questo schermo qui, di questo videoproiettore qui, e in più vado ad acquistare un digitale terrestre. Prendo un digitale terrestre, così collego la mia antenna, e con un prezzo veramente minimo, 150, 160, poi dipende che digitale terrestre vado a prendere, perché posso prendere anche un digitale terrestre, magari un smart TV, scusate, un Android box, dove posso farlo diventare anche smart questo videoproiettore. Ma in questo caso ci limitiamo al discorso del digitale terrestre. Bene, quindi prendo il mio digitale terrestre, che è questo qui. In questo caso abbiamo uno Strong, che ho già fatto la recensione, se volete andare a vedere. E guardate qua dietro cosa c'è. Qui dietro c'è l'HDMI, che è qua, che quindi andiamo a collegare l'HDMI direttamente qui. Andiamo a collegare l'USB, che in questo caso lo colleghiamo qua. Cosa serve questo? Serve per alimentare il nostro dispositivo che abbiamo qua. Qui colleghiamo la nostra antenna e poi in questo caso abbiamo il ricevitore del telecomando, che è questo qua. Lo posizioneremo davanti o dietro, dipende da dove ci mettiamo a comandare il nostro videoproiettore. Così con un ho scelto questo digitale terrestre, non la solita box grande, ma questo, perché così posso metterlo dietro e non si vede niente. Quindi con 30 euro del nostro decoder più 120 euro adesso in offerta del nostro videoproiettore, con 150 euro abbiamo uno schermo da 100 pollici. Volendo possiamo fare anche più pollici, ma anche meno. Più vicino andiamo e più alta è la qualità. Bene, adesso voglio farvi vedere come si vede e poi ditemi voi cosa ne pensate. Andiamo a provarlo, dai! Bene, quindi abbiamo collegato il nostro digitale terrestre, qui abbiamo messo la nostra bella antenna collegata direttamente, abbiamo il telecomando del digitale terrestre e adesso andiamo a vedere come si vede e come si sente soprattutto. Quindi con il nostro telecomando andiamo a selezionare la sorgente, questo è il telecomando del nostro videoproiettore, premo sorgente ed eccoci qua. Siamo già nella TV. Adesso spengo le luci per farvi vedere la qualità video che abbiamo. Eccoci qua. Con la luce spenta è un'altra cosa, di sicuro. Adesso vado a cambiare i canali del mio digitale terrestre. Mettiamo canali 5. Possiamo mettere Italia 1. Quello che vogliamo. Vedete? Questa premessa per... E si vede perfettamente. E devo far conto che è uno schermo veramente enorme. Canore, per le canzoni meravigliose che ha fatto, ma qua abbiamo la nostra videoproiettore, non so se lo vedete, è al buio. Okay. L'audio esce direttamente dal videoproiettore. Ed ecco qua, il gioco è fatto. Quindi abbiamo quello che... 9, 10... E avanti. E si vede anche molto bene, comunque. L'Italia. Eccoci.
Bene signori, questa era per dimostrarvi che con meno di 200 euro possiamo avere tranquillamente una TV, uno schermo, chiamatela come volete, direttamente sul nostro muro. Oppure se avessimo un telo potremmo mettere il nostro telo. Cioè è veramente eccezionale e si vede anche molto bene. Bene. Se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al mio canale e attivate il tasto notifiche. Grazie a tutti!